tutti ragazzi, io sono Mike ed eccoci qui ritornati con un nuovissimo video. Ragazzi, oggi è veramente un bruttissimo tempo, sta piovendo nel paese in cui vivo. Dovete sapere che chi è che non odia la pioggia? Io sono il primo che odia la pioggia. Veramente questo tempo mi fa rattristire, si può dire? Non lo so. Però noi vloggeremo sempre. Ragazzi, ho deciso di portarvi questo nuovo format sul canale, ovvero stile vlog. E ragazzi, vi preannuncio che sul canale porterò challenge di 24 ore, quindi tenetevi pronti. Prima che cominci il video però ragazzi, vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un bel like se anche voi odiate la pioggia ragazzi. E se non lo lasciate, vi pioverà tutto l'anno nel paese in cui vivrete. Sopra a casa vostra vi pioverà tutto l'anno, io vi ho avvisato. E mi raccomando ragazzi, seguitemi su Instagram, molto importante, trovate il link in descrizione. Ok ragazzi, direi che possiamo iniziare subito con il video, non perderci in chiacchiere, perché io sono il primo a perdersi in chiacchiere, però vabbè, cominciamo con il video, ok? Donna di 17 anni, oggi mi sono svegliata cadendo dal letto di faccia. Buongiorno fiorellini. Uomo di 17 anni che affronta un tema veramente epico, perché scrive: non pensavo di poterlo dire su questo treno a quest'ora, ho trovato un posto libero in cui sedermi. No veramente ragazzi, è un tema serissimo, perché tu quando appositamente entri in un treno non trovi neanche un posto e sei costretto a restare in piedi. Cioè io mi è capitato un bordello di volte di stare in piedi, e magari quando fa delle curve il treno tu sbatti da una parte all'altra, niente, un hamburger. Uomo di 17 anni che scrive: perché nonostante il mio perfetto stato di salute mi sento complessivamente male e debole? Donna di 14 anni. Ma dico io, perché vi date tante arie? Mica siete dei ventilatori. Mica siete sei ventilatori! Madonna, madonna, la correttezza grammaticale, ragazzi. Allora, mo mi chiedo io, perché cercate di studiare matematica quando non capite niente? Sono di 20 anni, il mio vicino di casa, beh, so 10 anni e più che lo sento ruttare, scorreggiare e litigare con quella che adesso è sua moglie. Chissà quanto dureranno. Cioè, ma che minchia fate? Ci vuole solamente che piazzate una bomba nucleare a base di fagioli, cioè... Tu stai calmo. Stai calmo. Uomo di 16 anni. Un sogno. D'improvviso la ragazza che mi piace si alza, viene da me e mi dice: non mi ero mai accorto, ma sei una ragazza, ma perché scrivi accorto? Ma andiamo avanti. Di quanto fossi bello. Poi si avvicina con le sue labbra le mie e mi baci. Giuseppe! Alzati che è tardi, muoviti. Madò veramente ragazzi, madonna. I problemi mondiali sono questi ragazzi. Sta continuando a piovere, però noi dobbiamo concludere questo video. Quindi ragazzi, questo era il video, spero che vi sia piaciuto in qualche modo. Questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like se non l'avete ancora fatto ovviamente. Iscrivetevi al canale e seguitemi soprattutto su Instagram ragazzi, che trovate il link in descrizione. Quindi da Mike è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, bella ragazzi!